Ragazze, buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, ho fatto il pane in cassetta o il pan carré e molte di voi mi hanno chiesto, perché ho pubblicato la foto, molti di voi hanno chiesto la ricetta. Adesso lo sto rifacendo così la condivido con voi. Allora, io uso per due pan carré, due pagnotte diciamo, della lunghezza di 25 per 8-9, quindi lo stampo. Potete prendere sia lo stampo di plum cake, sia quello antiaderente oppure quello in silicone. Allora, le dosi per due, 600 g di farina, zero. Poi la farina usate quella che volete, io uso la zero. 60 g di burro, io l'ho fatta a striscette così, quadratini sottili, perché poi per andarlo ad amalgamare all'impasto vengono assorbiti meglio. 250 g di pasta madre solida rinfrescata. Allora, chi vuole farle con lievito di birra fa un lievitino con 150 g di farina, 50 g d'acqua e un grammo o 2 g di lievito di birra, non di più. Fate il lievitino e mescolate bene, diciamo, fate tipo una pagnottina e lasciate lievitare fino al raddoppio, e poi lo usate come la pasta madre. Quindi 250 di pasta madre, 260 di latte. Io metto il latte, voi potete mettere acqua oppure fate 200 d'acqua, 60 di latte. Poi serve del malto d'orzo o 12 g, oppure usate il miele o lo zucchero, e 12 g di sale. Come prima cosa andiamo a mettere il latte nella planetaria. Se volete impastare a mano, io con il gomito non posso proprio. E ne lasciate un 20-30 ml da parte, che poi serviranno per aggiungere dopo messo il sale. Così. Latte a temperatura ambiente, possibilmente. Mettiamo il latte e il nostro lievito. Guardate, l'ho rinfrescato 4 ore fa e raddoppiato. Sto preparando, sto rafforzando in vista dei panettoni e pandoro che inizierò a fare. Allora, un lievito, latte, e mettiamo anche il cucchiaio di malto, all'incirca 12 grammi. Un cucchiaio. Se non avete il malto, mettete il miele, mettete lo zucchero. Allora, vado in planetaria, faccio sciogliere bene 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 il lievito, diventa tipo una pappetta, e poi metto tutto in un colpo la farina. Allora, stiamo sciogliendo il lievito madre con il latte e il malto. Aspettiamo che diventa una pappetta. Il lievito è sciolto, vedete, ha fatto tutta la schiumetta. Adesso andiamo a mettere la farina tutta in una volta. La facciamo assorbire tutta. Piano piano comincia a formarsi il panetto. Se vedete che l'impasto ha bisogno di un pochino più di idratazione, aggiungete un pochino del latte che abbiamo messo da parte. Thank you.
facciamo incordare, quindi lavoriamo bene per un 5 minuti. Ed ecco, dopo 5 minuti possiamo aggiungere il sale. L'impasto non deve essere troppo morbido, perché adesso che andiamo a mettere poi il burro ammorbidisce. Mettiamo un goccio di latte. Adesso andiamo a mettere il burro un po' per volta. Questo è l'impasto dopo 5 minuti, vedete? Sta pulendo bene le pareti della planetaria dal burro e si sta compattando. Altri 2 minuti ed è pronto. Ciotola perfettamente pulita, possiamo spegnere e andare sul piano lavoro. Finito di impastare, vedete? L'impasto è bello compatto e morbido, non molle, morbido. Adesso lo lavoriamo un po' sul piano di lavoro facendo ruotare l'impasto e riportando al centro un po' per volta. Giriamo e riportiamo al centro, giriamo e riportiamo al centro, e lo facciamo per un paio di giri, così diamo un pochino di forza ancora in più. Torniamo la palla in questo modo, e adesso possiamo mettere a lanciare a 28 gradi. 28, vedete, col forno la lucina accesa, un posto più caldo. Copiamo e mettiamo a lievitare, ci vorranno 4 ore. Al raddoppio ci rivediamo. Mettiamo un pochino di semola sul piano, non molto. Adesso che faccio? Vado a dividerlo in 3, anche se non è che bisogna farlo proprio uguale. Qualche grammo di più o di meno. Uno per forza, prima lo schiacciamo con le mani, poi con il mattarello, senza mettere tanta farina, giusto un pochino di semola sotto per non farla staccare. Adesso allarghiamo di questo la larghezza dello stampo. Il lato della larghezza all'incirca quello dello stampo, quindi andiamo a rotolarlo.
prendiamo anche di questo lato qua. Adesso iniziamo ad arrotolare da un lato, bello stretto. Adesso, siccome è un po' più lungo, chiudiamo bene sia la giuntura sia i lati. Così. Allungo un po' e faccio applicare la chiusura sotto. Ecco qua. Andiamo a fare anche gli altri. Adesso mi è venuta a questi piccini, ma potete fare lo stampo grande. Eccoli qua. Adesso andiamo a metterli nelle buste e mettiamo, torniamo a mettere, cioè abbiamo due opzioni: o mettiamo chiusa nelle buste, lasciamo un'oretta a temperatura ambiente e poi mettiamo in frigo, e domani, quindi lasciamo tutta la notte. E domani, se è già raddoppiato, cuociamo, oppure aspettiamo il raddoppio, tiriamo fuori dal frigo, aspettiamo il raddoppio e poi si cuoce. Si spennella con latte, la spennellata con del latte a temperatura ambiente e poi cuociamo, oppure mettiamo subito a 28, facciamo raddoppiare, ci vorranno un paio d'ore. E poi spennelliamo col latte e cuociamo. Si apre? Si apre? Si apre? Non si apre? Ecco qua, lievitati. Andiamo a passare il latte con un pennellino e poi li inforniamo. Inforniamo, penso che basti una mezz'oretta, perché questi sono più piccini, a 92 al cuore, con un termometro a sonda. Se non lo avete, costa 7 euro su Amazon, quindi procuratevelo, così è perfetta la cottura. Adesso andiamo a infornare. A 180. Ecco qua, per mezz'ora. Ragazzi, buongiorno. Sì,
perché il pane l'ho cotto ieri sera, il pan carré, e questa notte l'ho lasciato sulla gratella a raffreddare, e adesso voglio aprirlo con voi. Carino, ho fatto due più piccini perché non ho pesato perfettamente l'impasto. Mezzini, oppure prima colazione con cioccolato, oppure i toast con prosciutto e sottiletta. Meraviglia, vero? Ed ecco qua il mio pan carré. Soddisfatta, io non ho resistito, ho tostato una fettina e adesso metto un pezzettino di burro. La mia marmellata d'uva, ah, credetemi, è buonissimo, fatelo e fatemi sapere come vi è uscito, mettete le foto. Ragazzi, io vi saluto, aspetto tantissime vostre foto della ricetta del pan carré, spero vi sia piaciuta, e iscrivetevi in tante sul mio canale YouTube Marina Cucina, il mio blog www.marinadizio.it, Instagram Marina di Zio e la pagina Facebook Marina Cucina. Vi aspetto in tante, mi aiutate tanto. Alla prossima ricettina!